Ciao a tutti, sono Stefano Colonna, vicepresidente dell'SDU Trattivi, nonché aiutante del MIST nella preparazione dei portini. Bene Stefano, hai vissuto questa prima fase di preparazione atletica in veste di preparatore dei portieri. Dacci un po' un'idea di quali sono le caratteristiche, quali sono i nomi, innanzitutto, le caratteristiche di questi due portieri. Allora, i due portieri sono uno, un under, Francesco Di Sabato, e l'altro un po' più esperto, Luigi D'Ambrosio. Sono entrambi di buona, hanno entrambi ottima qualità, sono molto reattivi, veloci, rapidi, hanno tanta voglia innanzitutto di mettersi a disposizione del mister. Si confrontano tra di loro e seguono sempre i consigli che noi, anche data la nostra lunga esperienza, diamo a loro in modo da preparare il migliore dei mondi per l'inizio del campionato. Come presenze sono dei calciatori molto presenti all'interno della preparazione atletica, come li hai visti? Motivati? Dacci qualche Sì, impressione. i due sono molto motivati, anche perché tra di loro si è scaturito una specie di confronto, però sempre molto positivo, si aiutano tra di loro e cercano di darsi consigli, anche perché il più grande Luigi fa da chioccia al più piccolo, che ha meno esperienza perché ha giocato sempre a calcetto, cioè ha giocato calcio a 5, dove le porte sono un po' più piccole. Bene Stefano, allora ora ci dai sicuramente qualche elemento di valutazione, un voto, un giudizio di questi due portieri della SDU Trattivi. Niente, il giudizio non può che essere positivo, anche perché i due si impegnano molto. Sono sempre i primi ad arrivare, gli ultimi ad andare via, non si tirano mai indietro, qualunque esercizio devono fare, loro lo fanno con molta passione e attenzione. Giudizio, ovviamente, da parte mia non può che essere sufficiente, più che sufficiente. Dovranno comunque impegnarsi. Sì, bisogna sempre continuare nel lavoro, anche perché io sono una persona che ci tiene molto a queste cose, all'allenamento, alla preparazione. Comunque loro devono essere sempre presenti, non devono mai dire, sai, sono stanco. Bene, bene. Ora di fronte a loro una fase di pre-campionato. Il mister, come ci ha detto nella sua intervista, ha preparato 4 settimane di pre-campionato. Quali saranno i compiti del preparatore dei portieri e quindi cosa aspetta ai nostri portieri? Ai nostri portieri spetta tanto, 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 tanto lavoro, perché comunque col mister ci incontriamo ogni sera prima di iniziare gli allenamenti, vediamo un po' quello che c'è da fare, il lavoro, dove bisogna farli migliorare di più e dove bisogna concentrarsi. L'amichevole di ieri, 1 ottobre contro l'US Altamura, un parere sulla la prestazione dei due portieri? I due portieri sono stati positivi, non hanno avuto molti pericoli oppure hanno dovuto fare grossi interventi perché comunque la difesa ha fatto muro davanti a loro. Però in un paio di circostanze hanno dimostrato tutta la loro efficacia tra i pali con uscite molto positive, specialmente uscite alte. Luigi ha fatto una bella parata su un calcio di punizione, perciò non posso che essere contento per loro e soprattutto per me che li alleno.